Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Questo è un unboxing del sito di EcoBiz, nuova collaborazione, e adesso vi mostro cosa ho scelto dal sito. Questo è il pacco, mi è arrivato esattamente in 13 giorni lavorativi e adesso vi mostro cosa ho scelto dal sito. Tutti i prodotti vengono ovviamente avvolti nella Prurible, è un foglio enorme, ovviamente questo me lo conservo che sicuramente mi può servire. E adesso vi illustro cosa ho scelto. Ho preso sia qualcosina di perline e sia qualcosa per la resina. Questo è il ricapitolo di tutti i prodotti. Ho preso esattamente 10 prodotti dal sito e c'è anche un codice sconto che mi ha dato il sito di EcoBiz per voi, per i miei iscritti, che è appunto 21 MSG3 off. Ovviamente ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione e ve lo lascio anche in descrizione con tutti i link dei vari prodotti. E ovviamente questo è un codice sconto per il 3% di sconto senza minimo di spesa. Allora, adesso vi illustro cosa ho scelto. Partiamo prima con la resina, che è questo qui. Ho preso questo set davvero graziosissimo. Adesso vi illustro cos'è. Apriamo. Tutto imballato perfettamente. Allora, questo è uno stampo per realizzare un porta bijou. Sono esattamente tre stampi. Questo qui comunque è il codice, non so se, non mi ricordo se ve l'ho mostrato, ve lo rimostro. Sono appunto tre stampi per poter realizzare questo portagioie. Ovviamente questo portagioie può essere anche a 5 o a 4. E adesso vi metto anche qui in sovraimpressione una foto che l'ho presa appunto dal sito per mostrarvi appunto il portagioie. Possiamo farlo come più ci piace, o a tre con tre utilizzando solo questi tre, oppure utilizzando altre volte questi due stampi per poter fare un portagioie un po' più alto. Allora c'è questo qui, questo stampo qui, che è un unico, ovviamente vedete, va colato in questo modo. E viene un primo scompartimento. Poi c'è il secondo, che è questo qui, che come vedete è diviso in quattro. Questo è il retro e va sempre colato in questo modo. E poi c'è questo qui, che è la parte in alto, diciamo proprio quello che va a chiudere il portagioie. Poi vi danno all'interno del set ovviamente anche i guanti e queste stick qui in plastica. Queste stick, come vedete, sono lunghe. Vedete, ci sono quattro misure, dalla più piccola alla più grande. Gioie con più livelli, andremo a utilizzare queste altre misure a seconda di quanti piani sarà il nostro portagioie. Quindi davvero utili, poi sono in plastica rigidi e poi questi vanno ovviamente posizionati in questo modo, in modo da poter impilare tutti i vari strati del portagioie. Questi li rimetto di nuovo qua dentro e quindi il primo tutorial in collaborazione con EcoBiz sarà appunto questo bellissimo portagioie. Adesso accantono il tutto e vi mostro le altre cosine che ho scelto. Sempre per la resina ho preso anche il tappetino. Questo misura 29 x 21 cm e ovviamente vado a sostituire il mio, che era lercio. Infatti adesso già lo metto qui, così lo utilizziamo già. Ecco, bello lindo e pulito. Mi ricordo c'era anche rosa, però sul sito non l'ho trovato. Adesso giro la telecamera e vi mostro gli Swarovski e anche le pietre dure e anche un pacchettino di perline che ho scelto sempre dal sito di EcoBiz, e sono queste qui. Allora, per quanto riguarda le perline, ho preso queste qui della Miyuki. Il pacchettino è da 10 grammi, questo è il codice. E sono esattamente le Duracut Galvanized Muscat e sono appunto il codice RR1072. È davvero una bellissima colorazione di oro ed eccole qua, molto molto bella, tenue. Non l'avevo mai prese, però di solito con le colorazioni Duracut Galvanized mi trovo davvero benissimo e quindi cerco di variare e prendere tutte le varie colorazioni.
Questa è l'unica, mi sa, l'unica sì, confezione di perline che ho preso. Poi ho preso Swarovski e pietre dure. Allora, partiamo proprio anche con le... Ah, c'è un altro articolo per la resina. Mi sono dimenticata che le avevo messe qua dentro. Sono degli stickers che possiamo utilizzare sia con la resina epossidica e sia con la resina UV. Sono stesso codice perché ne ho prese due confezioni. Vi mostro come sono fatti. Aspettate, ecco qui. All'interno di ogni confezione ci sono tre. Ed eccoli qua, ce ne sono tre, il primo, il secondo e il terzo, e sono tutti quanti olografici, li ho presi tutti quanti uguali, quindi ne ho esattamente sei. Aspettate che apro, perché merita tantissimo, perché è davvero bellissima, già me la immagino all'interno della resina, è davvero spettacolare. Base trasparente con tutte queste screziature, vedete? Tutte queste screziature che danno questo effetto olografico, davvero davvero belle. Poi è lunghissimo, non so se rende in videocamera, un solo strisciolina è lunghissima e quindi ne avrò un bel po'. Aspettate, mo per rimetterla a posto la metto qua in mezzo. Quindi ne ho prese 6 di queste. E adesso vi mostro gli Swarovski e le pietre. Allora, per quanto riguarda gli Swarovski, ho preso i rivoli, questi qui da 18 mm. Questo è il codicino. E ho preso un rivoli da 18, in realtà ne ho presi due, in colorazione Golden Shadow. Ed eccolo qua. E sicuramente voglio farci il gattino, quello versione grande, che me l'avete richiesto in tante, e quindi scusate, ma la voce ogni tanto se ne va. Voglio fare appunto la versione del gattino, quella lì a ciondolo, e quindi andrò ad utilizzare questi qui. Ok, poi ho preso altri Swarovski, questi qui sfaccettati. Questi sono da 14, questo è il codice, ne ho presi sempre due. E sono anche, questi hanno a base piatta e sono fatti in questo modo. Sono davvero uno spettacolo. Vi mostro anche l'altro. Ne ho presi due e volendo possiamo realizzare degli orecchini molto molto belli, sfaccettati. Sempre crystal questi qui sono. E la base appunto è in argento. Poi ho preso le pietre dure. Allora, questo è il primo. Sono dei cabochon misura 18x13. Questo è il codice. Sono dei lapislazzuli naturali. All'interno della confezione sono presenti 5 cabochon. Molto molto belli. Sono freddissimi. Davvero molto belli. Poi ho preso anche l'ametista, sempre ovale. Ve la mostro, è questa qui, questo è il codice. Sono sempre 5 pezzi all'interno, sempre 18x13 mm. Ed ecco qua l'ametista. Ed eccola qui. Spero si notino tutte le varie sfaccettature, anche perché ho la luce, quella lì artificiale. Anche queste, ovviamente, essendo pietre dure, sono freddissime. Ho un po' di brivido perché sento un po' freddo. Ed ecco qua. Li mettiamo di nuovo all'interno. Poi ho preso anche l'amazzonite. Ed eccola qui. Ne ho presi sempre due. Questo invece è un tondo sfaccettato, questo è il codice, e appunto l'amazzonite naturale sfaccettata. Questa è da 14, davvero stupenda. Sempre si mette a fuoco. Vi mostro anche l'altra. Ed eccola qua.
molto bella e lucida. Mettiamo questo. E infine ho preso delle goccine. Ed eccole qua. Questo è il codice, sempre se mette a fuoco. E sono delle avventurine naturali, misura 30x15x6. Sono delle gocce in avventurina davvero molto belle. Questa è la prima. Queste sono già vendute nel pacchetto con due pezzi. E questa è la seconda. Davvero molto molto bella. Ne rimettiamo di nuovo all'interno. E niente, queste erano tutte le cosine che ho scelto dal sito di Cobiz. Ho preso tante pietre dure e Swarovski e ovviamente gli stampini in resina per poter fare il progetto con il portagioie. Quindi questi sono i progetti che voglio realizzare in collaborazione con Cobiz, ovvero il portagioie e anche il gattino. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!